La competenza per smaltire i rifiuti trovati nel letto del fiume Tanagro è del comune di competenza e quando fanno sapere dal consorzio di bonifica in merito alla presenza di pneumatici e altri rifiuti sulla sponda del fiume Tanagro. La denuncia era partita da un turista che una volta arrivato a Polla aveva deciso di immortalare le bellezze naturalistiche del Vallo di Diano, ma si era trovato di fronte a pneumatici, bidoni e tanto altro. Si tratta di merce ritrovata nel fiume e lasciata sulla sponda in attesa di smaltimento, un'attesa di diversi giorni e che, a ora, continua a prolungarsi. Decine di pneumatici in una tratta usata per passeggiate e amanti del jogging, ovvero il lungo fiume Tanagro, al centro anche di una raccolta firme nei mesi scorsi per avviare un progetto di riqualificazione da parte di diversi cittadini pollesi. Una raccolta firme che era stata accolta dal sindaco Rocco Giuliano, anche se ancora non sono state avviate azioni concrete di sistemazione e abbellimento delle aree in questione. Sull'area, sempre sul fiume Tanagro, ricordiamo, è stato anche indetto un concorso di idee.